vivere fuori oggi in questi giorni non è normale in nessuna città d'Italia. Ed è purtroppo è doloroso che qualcuno non ce la faccia. Aprire le porte del pronto soccorso e consentire l'apertura delle sale d'attesa delle stazioni ferroviarie e dei centri principali, garantendo così un minimo di riscaldamento. È questo l'appello alle istituzioni lanciato da Don Mauro Frasi, parroco della parrocchia Santa Maria del Giglio e responsabile Caritas Montevarchi. Il pensiero ovviamente rivolto a coloro che vivono ai margini, alle persone in difficoltà e soprattutto ai senza tetto, che vivono a pieno l'emergenza dovuta al grande freddo. Le stazioni sono una possibilità. Ma il pronto soccorso dell'ospedale è un'altra possibilità, cioè avere premura anche per quei cittadini che si trovano in una situazione di disagio umano improvviso o stagionale, perché chi ha perso il lavoro e ha perso la casa perché non ha da pagare l'affitto o una malattia l'ha reso incapace di affrontare le difficoltà si trova a dormire sulla strada e sono cittadini. In tutto e per tutto, persone in tutto e per tutto hanno i diritti e in questo bisogno non c'è nessuna differenza fra chi è nato in Italia o chi è nato all'estero. Le porte della Casa Famiglia Caritas della parrocchia di Santa Maria al Giglio restano aperte per chi ha più bisogno. Noi diamo un piccolo aiuto, senza la pretesa di dare molto di più, un piccolo aiuto in questa terra che ci chiede aiuto e anche accetta questa forma di aiuto, che è una forma di convivenza, di coabitazione. Mangiare alla mensa comune, la stessa vita che faccio anch'io e che fanno anche altri ospiti, che fanno altre persone senza distinzione di arrivi o di partenze. Al momento la struttura ospita 30 storie di vita che raccontano un nuovo volto della povertà. 2 su 3 sono italiani, gran parte sono brave persone, si sono trovate solo in difficoltà ma brave persone. E la sfortuna può arrivare in qualunque famiglia, in qualunque storia di vita, quando si somma insieme la disoccupazione, la casa, la malattia. Quasi sempre ci sono, su questi 3 elementi, 2 elementi ci sono che fanno. Noi diamo aiuto a una trentina, 32, 34 persone, è una piccola cosa, gratuita per tutti, senza il contributo di nessuno. Cioè senza contributi pubblici. È un ingresso a soglia bassa, il diritto a stare caldo, a mangiare a tavola, il diritto a dormire in un letto pulito, il diritto a usare un bagno per fare la doccia o per stare bene. Il diritto a essere accompagnati a riprendere in mano la vita.